Ciao, benvenuti su Tecnoair.it. Siamo allo stand di Huawei qui al Mobile World Congress e visto che non abbiamo avuto ancora la possibilità di mostrarvi Nexus EP dal vivo, ci proviamo subito mostrandovelo un pochino esteticamente come all'interno, anche se benissimo si sa che insomma si conosce già al 100%. Andiamolo a vedere insieme. Ed eccoci qua con Nexus EP. Come ben sapete abbiamo un display da 5,7 pollici molto grande con una densità di 518 ppi. Non l'avevo mai visto dal vivo e devo dire che subito si nota che questo pannello davvero è molto luminoso, riproduce bene i colori ed è di ottima qualità. Abbiamo poi la capsula auricolare, lì sotto lo speaker e poi anche la fotocamera interna da 8 megapixel, mentre nella parte posteriore abbiamo la classica banda che ha tanto contraddistinto questo Nexus EP, in effetto insomma vetro, dove abbiamo poi allocata anche la fotocamera principale da 12.3 megapixel con apertura focale di 2.0 e una messa a fuoco laser a F50. Abbiamo poi anche il doppio flash LED, quindi a doppia tonalità, e al di sotto della fotocamera, oltre ad avere un microfono per quindi riprendere alla massima qualità anche a livello audio i video, al di sotto abbiamo il lettore di impronte che ben si sa che è insomma ben veloce e rapido nell'apertura e nell'accesso del dispositivo. Ovviamente il software è Android Marshmallow nella sua versione 6.0 e considerando che si tratta di un dispositivo Nexus sarà sicuramente aggiornato anche in, insomma, prossimamente alle prossime versioni e quindi si avrà sempre la possibilità di avere subito a disposizione il nuovo software di casa Google. La fotocamera è veramente molto molto buona ed è ottima anche a livello notturno, quindi con fotografie e scatti fatti in ambienti poco luminosi. Passiamo invece al lato estetico, dove abbiamo sul lato destro il bilanciere del volume e poi il tasto di accensione e spegnimento del dispositivo leggermente zigrinato, che in questo modo è più facile da raggiungere. Nella parte superiore poi abbiamo il jack da 3,5 per le cuffie e poi lato sinistro costituito dallo slot per andare ad inserire la SIM. Nel lato inferiore poi abbiamo la porta USB Type-C. Internamente al dispositivo abbiamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 810, 3 GB di RAM con una memoria interna non espandibile nelle versioni da 32, 64 o 128 GB. Ci farebbe sicuramente piacere provare, testare a fondo questo Nexus EP, ma speriamo insomma di poterlo ricevere prossimamente.